Ciao ragazze, dato breve la riapertura delle scuole, ho voluto realizzare una nail art facilissima e molto portabile, adatta anche per chi lavora. Mi è stato richiesto un video di una nail art fatta con mano sinistra e speriamo che piaccia. Ovviamente, se piace, seguite il tutorial. I prodotti utilizzati: base rinforzante Kiko, smalto Laila Ceramic Effect 82, smalto Laila Ceramic Effect 66, Top Coat Essence Effetto Gel, pinzette, nastrino adesivo, un dotter punta piccola, un pennellino punta piccola e delle forbicine. Inizio stendendo uno strato di base e dopo asciutto due stesure di Ceramic Effect 66 su anulare e pollice e due stesure di Ceramic Effect 82 su indice medio e mignolo. Appena smalto asciutto, sgrodolare il nastrino e tagliarne dei pezzetti di circa 1,5 cm ciascuno. Applico la prima striscia ad 1 mm di distanza dall'inizio dell'unghia. La seconda striscia la applico ad una distanza di 0,5 cm dalla prima. Questo dipende da quando si vuole grande l'effetto della nail art. Mi raccomando, fatele aderire bene. La terza striscia la applico a 1 mm dalla seconda. So che non si vede perfettamente bene l'effetto, ma non avevo un adesivo che facesse contrasto. Nello spazio creatosi tra la prima e la seconda striscetta, applico altri 3-4 nastrini in base alla larghezza del vostro letto ungueale. Li metto in modo trasversale, anche se questo è a vostro piacere, perché potete metterli sia perpendicolari all'unghia oppure non metterli del tutto. Un'unica attenzione: non oltrepassare la seconda striscia. Applicare uno strato di smalto Ceramic Effect numero 82 tra la prima e la terza striscia, coprendo tutto per bene e tralasciando il primo millimetro di unghietta che copriremo successivamente. In questo modo. Senza far asciugare lo smaltino, con una pinzetta inizio a sollevare e dunque a togliere le striscette trasversali, con dei movimenti decisi che possono anche non essere veloci. Poi tolgo la seconda striscia ed infine la terza. Adesso, dato che non ci sono più accavallamenti di adesivi, applico il CE82 anche sulla prima striscia e successivamente con la pinzetta rimuovo quest'ultima. Questo è il risultato. Come
Con CE66 ed il dotter piccolo creo dei micro puntini sulle due lineette che ho realizzato in precedenza. Infine, applico due stesure di top coat. Il mio consiglio è sempre quello di sigillare bene tutta l'unghia per una buona durata della nail art. Ragazze, non vi intimorite e non vi preoccupate, che è più difficile a spiegarla che a realizzarla. Comunque, nelle altre unghie ho fatto una semplice frange di contrasto con l'effetto dell'allungamento del letto ungueale. Se volete vi metto il link qui in alto per chi non ha visto il video. Questa è la nail art finita, spero che vi sia piaciuta e se avete qualche domanda non vi create problemi, commentate pure. Vi mando un grosso bacio, al prossimo video, ciao!